Allora, ho appena finito l'ascolto di Willy Peyote sulla riva del fiume e questo EP che ha buttato un po' così, droppato un po' così a caso, che io ho apprezzato, il fatto che ha buttato così. Un EP ci stava, l'ultimo album, Por Nostalgia, bellino, cioè ha le sue chicche. Questo EP, diciamo che riprende molto il filone, diciamo, indie rap di Willy, diciamo che, cioè, diciamo, mettiamola così, indie rap, perché poi alla fine è quello. Testi molto interessanti, però secondo me, cioè, pesanti, però anche pesanti da ascoltare, perché, cioè, devi starci veramente dietro a quello che dice per capire la canzone. Quindi quello poi è un limite che molta gente avrà, sicuro, durante l'ascolto, quindi avrà bisogno di almeno altri 3-4 ascolti per essere compreso come album. Nota, beh, una buona nota positiva sulle basi. Le basi sono devastanti, proprio belle con la B maiuscola, e tutte diverse da loro. Tra qualche chitarra, il beat, cioè chitarra, i beat che... Non, anche se sono ogni tanto sono dei loop, non annoiano e sono cuciti addosso ai testi. Quindi qua c'è un lavoro molto certosino. E vabbè, l'unica nota negativa, ho detto, sono i testi, l'unica nota negativa. E diciamo che è un EP per tutti, sì, perché basta un paio di ascolti, poi c'è, cioè, 3-4 ascolti e ci sei. Non dura neanche tanto, sono 6 tracce per 20 minuti e quindi è abbastanza leggero come EP da ascoltare. Non sono gli EP che faceva Rancore, lì arrivavano delle sberle in faccia a livello di durata. Qua siamo, cioè, arrivano le sberle in faccia non per la durata ma per i testi. E niente, quindi questo ovviamente, come al solito, il video li faccio appena, cioè subito dopo che finisco l'ascolto, quindi, cioè, non è che abbia molto da dire. Potrei, cioè, non lo so in realtà cos'altro posso dire, quindi basta. Possiamo anche finire qua il video. Bella, ma alla prossima.